la figlia dell'amore. Chiavo son dei venti tuoi, riguarda i prossimi eventi. Io lascerei subito la parola a Fabrizio e buon ascolto. Questo libro racconta la genesi, cioè come è nato il film Amici miei, un film che tutti noi abbiamo visto spesso anche più di una, due, tre volte, perché la televisione continua a riproporlo ormai da tanti anni. E leggendo questo libro non solo vi divertirete perché ci sono gli scherzi che c'erano nel libro, ma ce ne sono nel film, ma ce ne sono tanti altri che ci sono stati raccontati di prima mano dai figli dei veri cinque amici miei. Poi questo trattamento, che era nato per volere del produttore Rizzoli, ma per Pietro Germi, regista Pietro Germi, infatti se vi ricordate il primo Amici miei c'era scritto un film di Pietro Germi diretto da Mario Monicelli. Questo film era stato voluto da Pietro Germi perché rientrava in una serie di film che lui aveva fatto contro la famiglia, l'istituzione famiglia, che lui per sfortunate sue vicende familiari purtroppo vedeva come il fumo negli occhi. Quindi lui voleva un film dove cinque compagnoni, cinque amici e si sarebbero ritrovati proprio per sfuggire alla noia della famiglia, ai vincoli della famiglia, ai figli, gli obblighi, e quindi uscire di casa, andare fuori a fare queste zingarate, evadere dalla famiglia, cercare anche di esorcizzare la vecchiaia, ormai in convento, sono tutti avviati nella seconda parte della vita, e cercare con questi scherzi appunto di tenere lontana il più possibile la vecchiaia, la malattia e anche le preoccupazioni tutti i giorni che le famiglie ovviamente portano. Quindi questa signora mi ha detto: guardi, vede, io le dirò chi erano i cinque veri amici miei, purtroppo sono morti tutti, però io le presenterò le mogli, i suoi prestiti, le vedo, i figli, le figlie, e sperando che loro accettino di vedere pubblicate in un libro queste storie non sempre edificanti, perché le famiglie di questi cinque personaggi poi erano tutte rimaste sotto le macerie di questa vita goliardica che continuavano a fare nonostante l'età. Quindi ho rintracciato i figli, le mogli superstiti, e ovviamente ho avuto delle sorprese, perché intanto non tutti i figli di mi hanno inizialmente autorizzato a raccontare queste storie, a mettere nome e cognome, perché ovviamente ormai queste storie sono passate, i figli sono sistemati. Per esempio la figlia del vero Necchi, che non era un barista ma era un rappresentante d'intimo da donna, è una funzionaria del consolato americano di Firenze, e lei mi dice: guarda, io sono a posizione, qui lavoro al consolato, vedete mio babbo vestito da donna, andavano a fare degli scherzi che nel film inimmaginabili, nel film ce ne sono solo una parte.
per esempio lo scherzo del paesino passato dall'autostrada. Nella realtà, una sera con Claudio Caiola abbiamo presentato il libro a Cerreto 15, era giornalista del Tirreno, ci ha portato il Tirreno della metà degli anni 60. Questo scherzo fu fatto a Lazzaretto, che è una frazione fra Vinci e Fucecchio, insomma, non so se siete pratici. E questi una mattina andarono, perché uno di loro nella realtà, quello che nel film Gastone Moschini, l'architetto Melandri, nella realtà si chiamava Ernesto Nelli, era un serissimo architetto fiorentino, progettista del ponte Amerigo Vespucci, il ponte che c'è fra il consolato americano e San Feriano. E la moglie di questo, che ora è vecchissima, non mi ha dato le fotografie, mi ha detto lei se può scrivere il nome e il cognome della storia, ormai va bene, te lo faccio scrivere, però le fotografie, mio marito è sepolto alle Porte Sante, è stato un fiorentino illustre, metterlo in un libro, sbeffeggiarlo perché andavano a fare gli scherzi, si vestivano da medici, facevano finta di essere medici, infermieri, scherzi di tutti i tipi. Nel film, come vi ho detto prima, ce ne sono solo una piccola parte di quelli che hanno fatto. Il conte Mascetti nella realtà era un conte, si chiamava Menicanti, era di Castiglioncello, anzi di Campolecciano, che è una tenuta, era tutta sua, che collega Castiglioncello a Quercianella. Lui aveva una famiglia ricchissima, è rimasto orfano a 17-18 anni, ha cominciato a spendere, a darsi la dolce vita e ha dilapidato tutto. Poi ha sposato la figlia del concessionario Grandini di Firenze, una famiglia molto facoltosa, è riuscito a dilapidare anche tutti i soldi della dote. Poi è andato in Sudafrica, dove ha comprato non si sa come una miniera di diamanti, dove gli hanno fatto una truffa colossale, e poi è morto di crepacuore a 58 anni. La figlia, che sta un po' in Sudafrica, un po' a Viareggio, è venuta a Viareggio alla presentazione di lui, è stata molto spiritosa, ci ha raccontato anche molti scherzi che faceva sto babbo irresponsabile. Lei ha detto una mattina, e noi ci siamo dei vicini di casa, dei frontisti di casa, e due vecchietti che non uscivano mai perché avevano paura delle rapine, non aprivano a nessuno, nemmeno al postino. E lui dice, cioè, padre di famiglia, con dei figlioli, dice allora scommettiamo che io riesco a farli uscire di casa. Lui ha preso questi bambini, ha preso due o tre giornali vecchi della Nazione, li ha fatti fare i propri bisogni, quelli solidi, diciamo, per intendersi, in questo giornale, è andato a metterla alla porta di questi due anziani e gli ha dato fuoco. Questi, venendo dalla finestra e si alzavano queste fiamme, sono usciti fuori cercando di spengerlo, e quindi era, avete capito, no? Come è andata. Vabbè, presento il giornalista Perozzi, nella realtà era un giornalista della sede RAI di Firenze, si chiamava Nelli anche lui, non come l'architetto, non erano parenti, si chiamava Nelli, era originario di Pistoia, e già a Pistoia ho trovato molti suoi amici coetanei ancora vivi che mi hanno raccontato degli scherzi incredibili. Per esempio lui andava in un bar tipo quello del Necchi e andava a giocare a biliardo. Poi lo videro sparire, come succede a Gastone Moschini nel film, lo videro sparire per un paio di mesi. Dopo un paio di mesi tornò una sera, tutta abbacchiata, gli dice, ma che ti è successo? Dice, ho messo incinta una ragazza ad Arezzo, mi devo sposare, sono venuto a invitarvi, voi siete i miei migliori amici, mi sposo fra 15 giorni. Allora ho detto, ma dice cosa ti può servire di regalo? Cioè, ma che vuoi, non c'ho nemmeno gli occhi per piangere, mi serve più soldi, se mi date dei soldi, tanto torno a casa con suocera, Arezzo. E loro, vabbè, dice, si fa, misero insieme, come può essere ora, 300 o 400 euro. E lui disse, va bene, allora mi invito tutti a pranzo e nozze, tanto paga il suocero, venite ad Arezzo domenica, venite alle 11, c'è la messa in chiesa, e poi dopo si va a mangiare. E gli ho detto l'indirizzo d'Arezzo. La domenica mi ha raccontato questo Maurizio Tucci, un giornalista di Pistoia, che era uno di quelli che era cascato in questa beffa. Dice, la domenica si parte tutti pigiati in una 600, 605, tutti strizzati come sardine, si arriva in questa strada, si vede questo palazzone, e si, persiane chiuse, tutto chiuso, si comincia a suonare, non apre nessuno, suona, dopo 10 minuti si affaccia una vecchia e fa, che volete, andate via, le signorine dormono ancora, il casino apre più tardi. E gli aveva dato un indirizzo, quindi gli pregò questi soldi. Poi,
Ora io non vorrei sottrarvi altro tempo perché stasera c'era un attore importante come Alessandro Calonaci, il piatto forte della serata è lui, io sono il manovale che ha portato i mattoni da calcina, ma lui e ora vi leggerà delle parti degli, vi leggerà, insomma le interpreterà a modo suo, quindi da grande attore, perché il libro ricostruisce, io ho ricostruito nel libro anche la Firenze dove c'era questo humus degli scherzi. E ora, come diceva Fabrizio, passiamo a quella che è lo scherzo terribile chiamato della Franchina, che parlando anche prima qualcuno di voi già conosce, che facevano questi amici, tra i quali c'era anche questo dentista, era un po' il pensatore di questa Franchina. È vero quello che dice Frate Fabrizio, che poi nel contado fiorentino, io sto sopra la Strassigna, se è un po' diffusa questa moda, tant'è che questo scherzo l'hanno fatto più generazioni, questo scherzo l'ha fatto mio padre, il suo gruppo d'amici, quando è toccato a me l'ho fatto io con il mio gruppo d'amici. E che cos'è la Franchina? Un altro degli scherzi preferiti del dentista era la Franchina, molto in voga in quegli anni in tutta Firenze. Consisteva in questo: per diversi giorni tre assidui frequentatori del bar si presentavano verso la chiusura del locale, esausti, chiedendo alla barista un VOV dopo aver controllato che fosse ancora presente qualche tiratardi. Dopo 5 o 6 giorni che andava avanti questa storia, una sera uno dei tre cominciava a dire agli altri due: basta, io non ce la faccio più, io questo ritmo non lo reggo, la mattina mi devo alzare presto e in queste condizioni non ce la faccio nemmeno a scendere dal letto, rinuncio, dalla Franchina non ci vengo più. Di rimando gli altri due a voce alta: ma non se ne parla nemmeno, in tre si è cominciato e in tre si va avanti. E l'altro: e che sarà mai? Invece di tre la Franchina se ne scoprirà due. Sì, replicavano i due, quella se non si contenta lasciano andare qui il paese. A me di voi due non me ne frega nulla, vuol dire che non smetterete di scopare oppure trovate un altro. A questo punto entrava in scena la vittima prescelta, che dopo aver ascoltato tutta la conversazione interveniva dicendo: se serve il terzo e lo posso fare io. Te, rispondevano guardandolo con commiserazione tutte e tre in coro, ma lo sai che noi si sta parlando di una donna che se tu la vedi tu rimani senza capo. La Franchina è una donna insaziabile, una ninfomane, una macchina di sesso. Se ci vede arrivare con una mezza sega come te, quella ci manda qui in paese tutte e tre e noi poi, e non si tromba più, è gratis per lì. Voi mi volete far credere che questa la vi fa sco. Sì, quello mi fa. Tutte le sere senza farvi pagamento. Di certo, anzi, e la ci ringrazia quando si viene via. Ti sembrerà strano, ma è così. E si tratta di una malattia. E non mi si fa un bel piacere, la risparmia anche soldi di dottore. Ragazzi, andava avanti spedito l'allocco, vi giuro per un pipo fare brutta figura, sembra una mezza sega, tu senti quello infatti, ma quando sono su il pezzo, va bene schiantatope, ti si prova, ma se tu faci letta ti si sostituisce un altro. Allora, proseguiva l'aspirante stallone ormai gasatissimo, ci si vede tutto mai, sì. A quel punto il pollo era già in cottura ed era in quel momento che scattava la trappola. Ah già, no, ci siamo dimenticati di dirti che non è tutto rose e fiori. Che volete dire?
No, è giusto che ti sia aperta e la franchina la c'ho a fratello, che non è tanto rifinito. È il grosso pazzo di lei. Noi si va tranquilli perché lei tutte le sere gli dà i soldi per il cinema e lui va all'Astor e sta buono buono. Dopo aver acquistato in tutto il terzetto lasciava il bar, gremito all'inverosimile, dall'ingresso di via Romana. Noi si va, ci si rivede quando chiude l'Astor, accompagnato da un'ammiccante strizzatina d'occhi. A quel punto tutti i presenti uscivano dall'ingresso di via dei Serragli e a bordo di quel che capitava si recavano verso il luogo per scelto per lo scherzo, che di solito era una vecchia colonica abbandonata, all'epoca ce n'erano ancora in abbondanza nei paraggi di Firenze, per prepararsi ad assistere all'epilogo della culla. Giunti al casolare, i due abitué del rendezvous dicevano rivolti al neofita: noi si va per primi, la si conosce, la si fida. Mi si dice dopo che c'è un cambio, mi si dice in momento e la neore, così la un po' le di Dio. Il primo entrava esclamando sottovoce: Franchina, Franchina, siamo noi che si vuole entrare, che è andato il grullo di tuo fratello, che si vuole sta tranquilli. E dall'interno, la voce effeminata per l'occasione di uno degli avventori del bar: forza, è le mezz'ora che è andato via mio fratello, fate presto, ci sa solo un'ora prima che finisca il film. Il primo entrava deciso nel casolare e dopo una ventina di minuti dicenti della finta Franchina ne usciva distrutto dicendo agli altri due: ragazzi, stasera non so chi lascia, ma secondo me era meglio se c'erano cinque. Mi raccomando, datevi da fare anche voi, se no questa la ci sostituisce. Entrava il secondo e la scena si ripeteva prolungandosi ancora di più, tanto che il componente del trio, che aveva già beneficiato delle prestazioni della Franchina, suggeriva all'impaziente turnista: qui si rischia di fattare, avvantaggiati, dai, comincia a spogliarti. Ormai preso dall'euforia, il dotto si spogliava velocemente, rimanendo in mutande, con le sole scarpe e i piedi, pronto ad entrare nel casolare non appena fosse uscito l'amico che lo aveva preceduto nell'alcova della donna. Quando finalmente giungeva il suo momento, si inoltrava nel buio con il vassoio di cartone delle paste in una mano e la bottiglia di spumante buono nell'altra, sospirando fremente: sì, sì, signora Franchina, e son quello, e son quello, e son quello, no, 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 e mi, e mi, e mi, e mi chiamo. Lascia fare come tu ti chiami, se no non si fa più finita, vieni avanti, caro, ma fai presto, perché fra un po' ritorna qui grullo di mio fratello. Ma appena entrato all'interno, un altro complice cominciava a sparare con una scacciatani urlando: e va ammazzo, bucaiani, può aspettare, cinema per trombarmi la sorella, ma non è andata male, il film di stasera l'avevo già visto e sono venuto via prima, e continuava a sparare all'impazzata, pa, pa, pa. A questo punto cominciava un fuggi-fuggi e la vittima di turno alla ricerca di una via di salvezza prendeva a correre in mezzo ai campi e non c'era verso di fermarlo, tanto era la paura che si era impadronita di lui. Se un altro regalino di Natale ce lo fa Alessandro, ma non so se c'è qualche altro. Se no, no, non vuole approfittare, però lui c'ha un cavallo di battaglia che non c'ha nulla a che vedere né col libro né col film né con nulla, però che entra nella tradizione toscana, è l'uccelletto in chiesa. Non ha perso. Sì, sì, e se non lo fa, insomma. No, perché non... detto sì, cosa vuoi ti diano? No, non lo faccio. Dai. Dice l'aveva presente a tutti, cioè, non chiesto, non ha bisogno di presentazione. Era d'agosto e un povero uccelletto ferito dallo sparo di un moschetto con un'ala offesa andò a finire in una chiesa. Il parroco intravide l'animale mentre i fedeli stavano a sedere e sommessi recitavano le preghiere. Una donna vide l'uccelletto
teneramente lo prese e se lo mise dentro il petto. E mentre in chiesa, leggero era il fruscio, si udì un pigolio. Cip, cip, cip. Qualcuno rise a sto cantar d'uccelli e il parroco gridò: fratello, chi di voi ha l'uccello, per favore, voglia uscire dalla casa del Signore? Gli uomini, perplessi a tal parola, lentamente alzarono le suore. Ma il parroco lasciò il confessionale e disse: fermi, fratelli, mi sono espresso male. Tornate indietro e statemi a sentire. Solo chi ha preso l'uccello deve uscire. A testa bassa e la corona in mano, le donne si alzarono piano piano. Ma mentre andavano fuori, disse il prete: ma dove andate, ostolte che voi siete? Restate qui e ognuno ascolti e sieda. Esca solo chi l'ha preso in chiesa. Ubbidienti, in quello stesso istante le monache si alzarono tutte quante e con il volto coperto del rossore lasciarono la casa del Signore. Per tutti i santi, gridò il prete: sorelle, entrate e state quiete. Conviene finire, fratelli peccatori, la serie degli equivoci e degli errori. Esca soltanto chi è così villano da stare in chiesa con l'uccello in mano. Ben celata, in un angolo appartato, una ragazza con il suo fidanzato, nascosti in una cappella laterale, manca poco che si sentisse male. E disse con il volto d'un pallore smorto: e che ti dicevo? E se ne è accorto. Beh, devo dire, a questo punto, più di così, un vero... Anzi, forse se Alfredo riuscisse, come ha fatto Claudio Caiola, a mettere su una serata, perché ora ovviamente lui ci ha regalato delle pillole della sua bravura, lui ci ha degli spettacoli importanti, Dante Alighieri, D'Annunzio, Malaparte, insomma... È un attore eclettico, come si usa dire, va dal brillante al drammatico con la stessa facilità, quindi non è facile. Che dire, se ne voglia a questo punto, se si trova volontari, da andare a fare qualche scherzo, che ne so. Ne avevo pensato anche uno, ma poi mi sembrava tanto lieta la serata, d'alzarmi di volata e usciti dei scerifi, di signori, venite le macchine e fanno così tutti fuori, però poi sono un po' peritato perché poi è freddo anche, quindi sinceramente no. Però l'avevo voglia a un certo punto, perché ho detto, beh, però io non scherzo, nello scherzo mi sta bene, no? E finì. Ma tanto lo faccio domani, dopo andato in ufficio a mio allegri, l'ho fatto anche l'altra settimana, va bene. Ho fatto chiamare un direttore tutto impeccabile, tutto su un pezzo, una segretaria, una cosa urgente, erano 100 massaggi cinesi di niente. Però il giorno dopo l'ha preso di ferie. Boh. Lo so come è andata a finire. E niente, io che dire, qui ringrazio Fabrizio Borghini e Alessandro Calonaci che ci hanno allietato. Il libro, l'avete visto, lo sapete, è un libro bellissimo, nonché uno spunto anche per a volte spezza un po' la monotonia e qui mi fermo. C'è diverse cose che possano, insomma, servire, chissà mai, anche per il vicino un po' musone, o che, insomma, uno scherzetto a volte smuove un po' le cose. E poi ringrazio Massimiliano Broci che ci ospita, ci ha ospitato già, ci ospiterà ancora per altri eventi, perché poi non si fermano qui, non ci si ferma, diciamo, a quello che è. Io sto girando anche il filmato, perché adesso sono venuto fino a qui, ma tanto dalla parte mi si vede, strano, anche perché mi scendi la testa, non mi dubbi, comunque. E comunque niente, si farà anche altri eventi, altre cose, anche più posate, più serie, però non da meno, perché come
come diceva mio carissimo amico e collega che era in pensione, e dopo aver fatto uno scherzo, poi quindi è arrivato in posto, come sempre ride, no, però tanto mi ha fatto uno scherzo. Ecco, quindi niente, qui mi si aspetta, si faranno altre cose, c'è questa scuola di scultura, di disegno, questo laboratorio che insomma io rinnovo e insomma io insomma sto portando un po' fuori anche a diverse persone per vedere un attimo, perché oggi come oggi un posto dove fa qualcosa per se stessi, perché in realtà quando si fa un qualcosa d'arte è per noi stessi, no? Tu il quadro lo dipingi per te, non lo dipingi mai per le persone, in realtà te lo dipingi per te, poi le persone te lo apprezzano, però in realtà ti gratifichi te stesso, fai qualcosa per la tua anima, come scrivi un libro, come fai una scultura, come fa un disegno, una canzone, un'interpretazione, una recitazione, insomma niente, una promozione a tutto tondo dell'arte, tutto tondo me ne dimentichi la poteva dire, e quindi niente, con questo tondo io vi lascio e vi saluto, passo a Massimiliano un attimo. Prima di andare via vediamo di finire tutto, perché insomma a casa non è bello. Anche se un vicino. Tre bottiglie di vino, fate a modino, perché insomma. Ma va fanzum. Ma va. Ma va fanzum. Zoom. Pom pom pom. Ma va fan zoom, pom 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 pom. Oh bucaiola, tu mi tradisci, tu dici vengo e invece tu pisci. Ma va fan zoom, pom 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 pom. Ma va fan zoom, pom 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 pom. Chi chiava tromba, di tromba chiava. Si si chiama. Ci scusi, Eminenza. Ah!